Okay. Eccoci qui, ben trovato a Baudino Michele, assistant coach di Coach Baldiraghi del Omnia Basket Pavia. Allora, infrasettimanale, Pavia, come ho detto anche nell'articolo, è cresciuta, ha trovato un po' la quadratura dopo gli ultimi anni un po' più tribolati, ha grande tradizione e sta facendo molto bene. Sì, siamo contenti del lavoro che stiamo facendo, ovviamente non ci sentiamo appagati, ma siamo soddisfatti di più che altro di come lavoriamo, di come stiamo lavorando, dell'ambiente di lavoro che c'è, la società, allenatori, ragazzi, abbiamo creato proprio un buonissimo gruppo di lavoro. Questa cosa credo che venga riflessa sul campo con i risultati che ultimamente stiamo ottenendo, ma ecco, grazie al lavoro che stiamo facendo durante la settimana. Sì, ho visto una compagine molto esperta con giocatori di gran livello, quindi una compagine ambiziosa. Quello sarà il campo a dirlo. È chiaro che noi giochiamo tutte le partite per vincere, poi vediamo alla fine, faremo i conti alla fine. Avere giocatori come Di Bella, Infanti sicuramente aiuta, è un plus sicuramente per la nostra squadra, ma devo dire che tutti si sono messi a servizio della causa, sono tutti bravi ragazzi che si impegnano tantissimo con ottime qualità. Ecco, che gara vi aspettate stasera? Che tipo di atteggiamento da parte di San Giorgio? Il vostro atteggiamento, che gara vi aspettate? Ma secondo me San Giorgio è un'ottima squadra, forse ha fatto qualche passo falso di troppo, ma è una buonissima squadra con elementi come Tassinari, Bianchi, sono ottimi giocatori, giocano una buona pallacanestro, divertente, frizzante, sarà una partita molto dura per noi, poi soprattutto in casa, per quello che ho visto, mi sembrano veramente un'ottima squadra, quindi con un bel atteggiamento battagliero, per cui sarà speriamo una bella partita. Sì, anch'io sono convinto che vedremo comunque una partita vibrante, comunque come dicevi tu, battagliata, molto combattuta. Grazie a Baudino. Grazie mille. E ci sentiamo poi per la fine della gara.